Poi si toglie la veste e, preso un asciugatoio, se lo cinge intorno alla vita. Poi versa dell'acqua nel gattino e comincia a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio. All'estremità dei piccoli rostri che si conficcano nella pelle e strappano la carne. I soldati romani sono annoiati e sfogano la loro frustrazione percuotendo più del dovuto il prigioniero Gesù. Uno, due, tre, quattro volte. E poi ancora, ancora, ancora. Sempre più forte, con sempre più violenza, con strumenti diversi, sempre di più. Sempre di più. E ti fai? E ti sei? E fare a fatica questo uomo. Mi colpisce la sua volontà. Mi colpisce questo uomo che con enorme difficoltà, con grande fatica e con fortissimo dolore, ha scelto di proseguire il cammino. Questo suo coraggio, questa sua volontà colpisce me. Colpisce me che ascolti. Colpisce da che guardi. Colpisce anche un uomo che per caso passava di là. Un uomo che viene da Cirene. Stava andando per i suoi affari e si ferma a guardare quest'uomo che sale il Monte Calvario. Lo costrinsero, dicono i racconti. Forse voleva solo non immischiarsi. Forse aveva paura. Ma quel che è certo è che decide di fare un atto di cammino di quell'uomo, sofferendo, piano piano, passo dopo passo, allegando la sua vita. Pensiamo a quei momenti in cui le persone e si mettono
e tu affrettati, o angelo della morte, a ghermire questo povero corpo e a cullarlo fra le tue buie ali per il breve spazio di un anelito. Poi, con cielo e terra, stupirai dell'effimero tuo trionfo. Sembra proprio essere l'epilogo di quel dramma che abbiamo vissuto, che Cristo ha vissuto per noi. Cristo non è da solo, non è l'unico personaggio della scena. Ci sono tutti, sono presenti tutti, sia quelli che volevano nel bene,